Ciao a tutte! Allora, il video di oggi sarà icone sconsigliati, ovvero vi consiglio, secondo me, alcuni prodotti della Elf che sono molto validi e alcuni altri che, secondo me, sono solamente una schifezza e sarò buona, dirò una schifezza. E questo video, la seconda parte, la dedico a Francesca, che adora, lei sa, che adora quando distruggo i prodotti. Quindi questa seconda parte la dedico a lei. Allora, cominciamo dai buoni. I buoni, secondo me, primo, la base della Elf, la base occhi, è un primer occhi, niente da invidiare a tanti altri primer. Il costo è bassissimo, di 1,70 euro, il colore è neutro e fa durare veramente l'ombretto a lungo senza alcun problema. Ovviamente all'interno ci sta quel quintale e mezzo di silicone, ma senza, vedete, non si vede neanche, senza il quale l'ombretto non vi durerebbe. Quindi secondo me questo qui vale, stravale il suo prezzo. E ve ne parlo poco perché tanto penso che lo conosciate abbastanza, quasi tutte. Poi mi sono piaciuti tanto, o almeno io ne ho provato uno solo, però questo, devo dire che questi rossetti della linea base hanno, primo, un odore fantastico, il colore è un marroncino, ma perché a me piacciono, vedete, diventa un nude, quasi un nude messo. Il colore è molto carino, è cremoso, la durata non è lunghissima, ma come tutti i rossetti, insomma, almeno a me non durano, per me durano poco, quindi questo è il Fantasy ed è un diventa un nude un po' più scuretto, molto molto carino, e anche questo 1,70 euro. Non ci sono tantissimi colori, però mi è piaciuto proprio, sì, devo dire, promosso. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto è questo qui, ed è l'Eyebrow Kit. Io l'ho preso nel colore light, che è quello per le sopracciglia. Eccolo qua, c'è la parte che è la cera e l'altra parte che è la polvere. Mi è piaciuto tantissimo, infatti si vede che l'ho usato, lo sto usando, lo uso spessissimo, mi piace. Secondo me è molto valido. Sempre per le sopracciglia, un'altra cosa che mi è piaciuta molto è questo qua, è il mascara colorato. Questo qua, io ho preso quello per i capelli biondo cenere, che sarebbe il mio colore naturale, era Ash, Clear Ash, quindi per chiare cenere, insomma. Molto carino, si passa sulle sopracciglia al volo e rimangono leggermente colorate e rimangono in posa tutto il giorno. Se uno vuole ci può aggiungere, oddio, ci aggiunge il gel colorato, che poi non ho capito perché hanno fatto sto pennellino orribile. Non so che se si vede, però insomma, il gel è carino, non mi piace l'applicatore, però ecco, il mascara colorato è molto molto carino, e questo dovrebbe essere della linea studio e si chiama Eyebrow Treat and Tame. Carino, secondo me questi qua sono molto carini. Se non vi piace usare la matita, se non vi piace stare lì con le polveri, una passatina al volo con questo e risolvete il problema sopracciglia, se mai ve lo siete posto, insomma. E altro prodotto che secondo me vale la pena veramente di provare sono i blush della linea minerale. Io ho questo qua che è il coral, quindi è un color pescato, quasi albicocca, un color corallo, vabbè, insomma, avete capito. Questo qua è il colore nel tappino, ve lo faccio vedere. Vabbè, qua si vede un po' poco. È un po' poco, non si vede proprio per niente. Vabbè, è un corallo molto leggero, va benissimo per le pelli chiare. E a me è molto molto piaciuto. Vediamo un po' se riesco a mettervelo a fuoco anche. Ah, può darsi. Ok. E questo qua è il coral. Sempre rimanendo sui blush, mi è piaciuto molto quello in crema, che costa uno sproposito, nel senso, costa secondo me troppo rispetto ai prezzi standard della Elf. Comunque è questo colore qua, è una mousse, questo è un rosa freddo che a me fa impazzire.
La durata è più che buona. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ora ve ne ho messo abbastanza, sfumato rimane molto più leggero ovviamente. E questo qui mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Il colore è Heartbreaker, se vi dovesse interessare. È un colore carino, è molto grossa, la confezione, però costa mi pare 7,50 euro. Boh, secondo me è acquistabile quando magari c'è qualche promozione con lo sconto sulla linea studio, allora. Vi consiglio di provarlo se cercate un blush in più che crema in mousse, perché non è una crema, è molto molto leggerino. E poi la linea minerale è buona praticamente tutta, secondo me. Almeno tutto quello che io ho provato, dai fondotinta agli ombretti, ai blush, devo dire che è molto molto carina. Ho provato anche un rossetto, questo qua, che è della linea minerale, che è un rossetto con fattore di protezione 8. Io ho preso questo che è un color corallo perché lo abbino con il blush. È molto molto carino. Sono così. Quelli neri sono quelli della linea minerale. Quindi questi ve li consiglio se volete provare un rossettino. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Sì, ok, ecco qua, questo è il rossettino. Molto molto carino. La batteria mi devo sbrigare. Ok, poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere è una palette che è tra il sì e il no. Perché mi piace un sacco, è una palette di ombretti in crema. Sì per i colori mi piacciono un sacco, sì per la consistenza cremosa che mi piace molto. Se usati senza base vanno nelle pieghe, se usati con una base, magari sfumati con un po' di ombretto, allora reggono parecchio e danno quel bel effetto glossy. Mi piace molto, mi piacciono i colori perché trovare per esempio un bordeaux in crema non è facile, di solito si trova il grigio, lo champagne, così, e poi l'albicocca, il colore albicocca in crema non è facile da trovare. Vabbè, questo è un bel bronzo, poi c'è un nero più scuretto e un grigio. Carina. Il prezzo non me lo ricordo, però se uno cerca degli ombrettini in crema, anche da applicare secondo me sopra l'ombretto in polvere per dargli l'effetto glossy, quindi l'effetto bagnato, sono molto carini. Passiamo ai no, quelli assolutamente lasciate perdere, sempre ovviamente secondo me. Allora, il primo è questo, ma è una cosa strana perché non è che boccio gli eyeliner in gel tout court, però io ho questo qui che è il Midnight, che è quello blu, che è secco, cioè si è seccato subito. Non è che è così. Vedete? Questo è l'eyeliner, ma me l'ha fatto subito. Quindi ora non so se questo era particolarmente difettoso, non lo so. Però questo blu è sempre stato secco, mentre questo qui, che è un grigio, che si chiama Metallic qualcosa. No, Gunmetal, vabbè, c'era il metal da qualche parte. Questo grigio invece è ottimo, rimane bello cremoso, mi piace moltissimo il colore. Quindi ora non so se è il pigmento blu qua dentro che crea questo macello, che lo rende secco, perché spesso anche se cambiate colore cambia un pochino la consistenza. Comunque questo qua non mi è piaciuto per niente perché appunto vi dico, è secco. Niente, proprio irrecuperabile e quindi lo dovrò buttare. Ne ho anche un altro color bronzo e quello è a metà tra il secco e il non secco. Quindi secondo me, dipende dal tipo di colore oppure sono stata sfortunata, non lo so. Fatemi sapere. Una sola, come si dice qua a Roma, clamorosa sono questi liquid eyeshadow. Perché? Perché si seccano immediatamente. Secondo me perché c'era dentro ora ormai è proprio solido. C'è un quantitativo di alcol indegno per farli seccare, neanche scrive più. Il colore era carino lì per lì, è vero che duravano abbastanza, però non esce, cioè è totalmente solido. Ecco, si leva a tocchetti, ma l'hanno fatto subito, cioè sono proprio. Niente, una schifezza, non mi sono durati niente. Peccato perché i colori erano così carini e ve l'avrò messi 2 volte e poi si sono seccati. Ora non so se è pure a voi. Poi la stesura non è facilissima perché comunque c'è il pennellino. Scusate,
lo spugnettino tipo lucida labbra, non è che aiuti tanto. Però comunque proprio niente, bocciatissimi, bocciatissimi, bocciatissimi. Fanno proprio schifo. Vabbè. Niente, no, voi come l'avete mai provati questi ombretti liquidi? Voi non lo so se sono stata sfigata io, boh. Non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. Poi, ultima cosa che sono buone, non ne ho baciati tanti. No, perché in generale la Elf mi piace. Questi qua, i correttori colorati. Li ho usati perché mi sono impegnata ad usarli, ma usarli o non usarli è pressoché la stessa identica cosa. Ovvero, coprire le occhiaie, ma neanche proprio, ne devi usare mezzo quintale e non le copri. Colori, niente di entusiasmante. Il verde l'ho usato, ma non mi copre, mi rimangono le occhiaie verdi, cioè. Sono abituata a usare i correttori verdi, però questo fa veramente pietà. Il rosa neanche l'ho usato, ma perché non mi serve proprio il colore rosa. Ho detto, vabbè, vediamo. Poi sono grassi, cioè proprio. Bleh. Sono grassissimi. Poi messi su, non. Boh, non lo so, ragazzi. Io non so voi, ma con questi correttori non mi sono trovata per niente. Vanno subito nelle pieghe. Un macello. Si chiamano Neutralize and brighten. Quindi dovrebbe neutralizzare e illuminare alla faccia. No, non mi sono piaciuti per niente. Ora vabbè, li userò, li finirò perché non so come, insomma, continuerò ad utilizzarli un pochino. Però non, no, non ci siamo. Cioè, invece di mettere questi due toni così che non correggono niente, mettici un aranciato, mettici un giallo. O se vuoi farli colorati, mettici un giallo, un arancione, un verde, un rosa, così proprio, così per i casi disperati. Boh, no, non lo so, non mi sono piaciuti per niente. Tanto, tanto il colore, ma poi anche la consistenza, non lo mettite, si leva a tocchetti. Una cosa proprio. Non ci siamo, non ci siamo, correttori così, non ci siamo, via proprio. Verranno questi, vabbè, li finirò. Quest'altri sono infinibili perché ormai sono pietrificati. E direi basta con le cose che vi sconsiglio della Elf sono queste. Quindi questi qua. E niente, spero di esservi stata utile. Fatemi sapere pure voi se avete provato qualcosa, se ecco, sono stata sfigata io oppure anche voi vi si sono seccati in fretta queste cose, o se i correttori avete un modo migliore per usarli? Vi siete inventate qualche trucco per usarli meglio? Non lo so, io non riesco a usarli. E niente, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!